Dov'è la mia socia, Lunetta? Lunetta, dove sei? Arrivo, arrivo, eccomi. Allora, che cosa hai in mente? I bambini vanno tutti pazzi per Masce e Orso. Sì, è vero, l'ho sentito dire. Non li sopporto. Pensa quanto sarebbe divertente se, per esempio, Orso sparisse. Che belle idee che hai avuto, Romeo. Quindi il tuo piano sarebbe quello di portare via Orso. Certo, non esisterebbe Masce e Orso senza Orso. Eccolo, è lì che dorme, russa. Dobbiamo fare piano. Ma sì, ma quello lì quando dorme non si accorge di niente. Ok. Forza, vieni. Dobbiamo sollevarlo. Sì. Io lo prendo da questa parte. Io da quest'altra. Attento a non svegliarlo. No, no. Hai avuto un'idea geniale, Romeo. Lo so. Tralala, tralala. Finalmente sono tornata a casa. Orso! Orso, aprimi! Orso! Oh, starà dormendo sicuramente quello lì. Vabbè, la porta è aperta. Orso! Orso, dove sei? Orso! Orso! No, non è possibile che Orso non sia in casa. Lui è sempre in casa, è sempre qui su questa poltrona. Tutti i pomeriggi alla stessa ora, lui a quest'ora è sulla poltrona a dormire. Dove è finito Orso? Orso! Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di aiuto. Aiuto, aiutatemi. È sparito Orso. Aiuto! Aiuto, aiuto. Qualcuno mi aiuti. Non trovo più il mio amico Orso. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto. Ehi, ma perché gridi così? Ciao, è sparito il mio amico Orso. Hai un amico Orso? Sì, non giudicare. No, no, figurati, non giudico. Io vado vestita in giro vestita così, figurati. Insomma, non lo trovo più. Sono disperata. Ma sei sicura che non sei andato da qualche parte? No, Orso non va mai da nessuna parte senza di me. È sempre in casa a dormire. Invece guarda tu stessa, non c'è. Hai ragione, non c'è nessuno. Certo, te l'avevo detto. Sono molto preoccupata. Tu mi puoi aiutare? Sì, certo, io ti posso aiutare. Ho bisogno però anche dei miei amici. E allora chiamali, forza! Certo, sì, scusa, scusa. Eccoci, siamo arrivati, Gufetta. Allora, bimba, questi sono i miei amici. Io sono Gufetta. Sì, io sono Masce, piacere. Io sono Gatto Boy. E io sono Geco. Sì, andate in giro vestiti da carnevale. Io ho bisogno di un aiuto vero. Ehi, ehi, stai calma, stai calma. Noi siamo degli eroi in pigiama. Sì, esatto, in pigiama. Confermo, siamo in pigiama. Ma siamo dei bambini esattamente come te. Un po' più alti. Un po' sì. Beh, quindi che cosa avete intenzione di fare? Dimmi innanzitutto cosa è successo. Il mio amico Orso è sparito. Va bene, calma, calma, calma. Ti aiuteremo a trovarlo. Ok. Ma scusa una cosa. Adesso che ci penso, tu hai detto di chiamarti Masha, vero? Sì. E il tuo amico è Orso? Sì, mamma mia, ci è arrivato. Quindi voi siete Masha e Orso, quelli del cartone animato? Sì, siamo noi. Ragazzi, state pensando quello che penso io? Non lo so. Io sì. Anche io. Masha, tranquilla, sappiamo dove è Orso. Davvero? Andiamo, forza allora, muoversi! Sta ancora dormendo? Sì. Mamma mia, quanto dorme.
Beh, se dorme meglio, no? Sì. E che confusione che fa. Proprio un riposino, ma voi che siete? Ciao orso! Ciao! Cosa ci faccio qua? Niente, starei per un po' in nostra compagnia, che ne dici? No, devo andare da Masha, scusate, devo proprio andare. No, 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 tu non vai da nessuna parte, vieni qua. Ehi, lasciami! Ti ho detto che devi stare qua. Che modi! Immaginavo. Ecco qua, Lunetta e Romeo. E lì c'è anche il povero orso. Adesso che li ho avvistati, posso andare a chiamare gli altri. Avvistati. Davvero hai visto orso? Dov'è? 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 Piano, piano, piano! Allora, come pensavamo, sono stati Romeo e Lunetta. E chi sono? Sono due bambini come noi che però vogliono portare via la felicità e vogliono che tutto sia sempre buio, oscuro e triste. Oh, ma che odiosi! Sì, e siccome tu e il tuo amico piacete tanto ai bambini, loro hanno pensato bene di portare via uno dei due personaggi. In modo che la serie finisca, così i bambini saranno tristi. Ma è una cosa tremenda! No, 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 ci parlo io con questi! Aspetta, Masha! 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 No, 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 no! Domando scusa? Masha! Sì, sono proprio io! Orso, come stai? Oh, Masha! Come hai fatto a trovarci? Indovina un po'? Sì, indovina Romeo come ha fatto a trovarvi. Oh, tu, gattaccio! Sì, proprio io! E ci sono anche i miei amici. Ah, eccomi qua! Ci sono anch'io! Cara Lunetta, un altro bel colpo, eh? Sì, e vuoi sempre rovinare tutto invece? Oh, orso, ero così preoccupata! Non si fanno queste cose, ma insomma, Romeo, Lunetta, siete caduti proprio in basso. Ehi, senti, gattino, non chiamarmi gattino. Hai visto il gattino ti ha dato un graffietto? Oh, se ti prendo, gatto boy. Ah, prova a prendermi, sì, provaci. Ah, sei caduto. Io sono veloce come un gatto. Ah, eccoti qua. Un altro colpo, e un altro colpo, un altro, un altro. Oh, e ora a noi, Lunetta. Sì, a noi. Forza, gli altri non possono volare, noi possiamo. Quindi giochiamo ad armi pari. Sì, cara, giochiamo proprio ad armi pari. Oh, ecco qua. Oh, ehi, ehi. Vacci piano, gufetta! Ehi! Lo sai che se voglio posso farti male? Sì, lo so, lo so, lo so! Anche io posso farti male! E prendi questo! Oh! E questo! Oh! Ah. Penso che siano fuori gioco per un po', Lunetta e Romeo. Forza, andiamo! Ti hanno fregato ancora quei tre stupidi super pigiamini. Sì, ancora una volta sono riusciti a beccarci a fermarci. Ma noi ci vendicheremo, vero? Assolutamente sì. Non finisce di certo qua. Io vado. Sì, ma aspettami!